Veniamo adesso ad un altro istituto classico del secondo contratto, ma come vedremo non solo, che è il recesso. Recesso consumeristico definito anche come jus penitendi, come diritto di ripensamento da parte del consumatore rispetto al contratto concluso col professionista. È evidente però che non è possibile spiegare che cos'è il recesso consumeristico se voi non avete ben chiaro che cos'è il recesso contrattuale, perché il recesso non è un istituto tipico solo del secondo contratto, ma è un classico istituto del primo contratto, quindi del contratto previsto dal codice civile, mutuato con tutta una serie di profonde trasformazioni nel secondo contratto. E allora che cos'è un recesso e che vuol dire recedere da un contratto? Allora, il recesso è un negozio unilaterale, che cioè promana da uno solo dei due o dei più contraenti e che produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza dell'altro o degli altri. Quindi è un negozio unilaterale di natura avente natura recettizia. Ed è un negozio unilaterale a carattere caducatorio, quindi che ha come risultato, che ha come effetto quello di determinare la caducazione, cioè il venir meno del contratto. O per meglio dire, il recesso comporta, permette alla parte recedente di liberarsi unilateralmente dal vincolo contrattuale. Voi sapete che il contratto è un vincolo giuridico che stringe le parti. Con il recesso, una parte recide, quindi taglia il vincolo contrattuale che lo lega all'altra parte. Adesso, nei contratti bilaterali, questo determina la caducazione del contratto. Sono due soggetti, uno si taglia fuori, uno recede, l'altro resta solo, quindi viene meno il contratto. Nei contratti plurilaterali, invece, il recesso di una parte non fa venir meno l'intero contratto. Quindi recide il vincolo contrattuale rispetto al recedente, ma il contratto resta in piedi. Pensiamo al recesso dal contratto associativo. Sono io che recido il vincolo con l'associazione, ma l'associazione ovviamente resta in piedi. Ed è un negozio a carattere caducatorio, che comporta l'esercizio di un diritto potestativo, quindi che recide, che taglia il vincolo contrattuale del recedente rispetto al contratto. E da questo punto di vista opera come la risoluzione. L'effetto del recesso è lo stesso effetto della risoluzione. Io taglio me stesso dal contratto, io recido, quindi taglio il vincolo contrattuale che mi lega all'altra o alle altre parti. Ora, quello che deve essere subito compreso in tema di recesso è che si tratta di un istituto eccezionale, non nel senso di straordinario, di bellissimo. Eccezionale vuol dire una deroga rispetto al nostro ordinamento civilistico, perché il nostro ordinamento civilistico si regge sul brocardo secondo cui pacta sunt servanda, e cioè i patti devono essere rispettati, che sostanzialmente esplicita il principio di irretrattabilità unilaterale della dichiarazione negoziale. E cioè, una volta che hai espresso la tua volizione negoziale, una volta che hai chiarito che tu vuoi essere parte di quel contratto e hai espresso la stessa, non hai diritto a tirarti indietro da quel contratto. Ciò è espresso dall'articolo 1372, primo comma, ai sensi del quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge. Che vuol dire che il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso? Che se entrambe le parti sono d'accordo e se possono sciogliere il contratto. Se io ti ho locato casa mia per 1.000 euro e io non voglio più locartela a 1.000 euro e tu non vuoi più prendere la locazione a 1.000 euro, ci vediamo quando vogliamo, mutuo
consenso, quindi mutuo dissenso rispetto al contratto, siamo entrambi consenzienti nel porre fine a quel contratto e noi possiamo uscire da quel contratto. Si parla di mutuo consenso, che è espressamente previsto dall'articolo 1372, primo comma, ma ovviamente è desumibile già dalla definizione di contratto. Il contratto è l'accordo tra due o più soggetti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico tra di essi. E quindi è chiaro che con l'accordo dell'altra parte noi possiamo mettere fine al contratto. Abbiamo un accordo di somministrazione in virtù del quale io devo somministrarti 5.000 tonnellate di pesce al mese in cambio di 1 milione di euro? Tu non vuoi più il pesce, io non voglio più il 1 milione di euro da te. Ci vediamo, mutuo consenso rispetto al contratto di somministrazione. Tutto quanto avvenuto per il passato resta in piedi. Da oggi in poi quel contratto è posto nel nulla. Fin qua è tutto semplice. Ma se invece solo un soggetto vuole tirarsi indietro dal contratto, quindi immaginate che io non voglia più ricevere il pesce, ma tu invece sei ancora intenzionato a somministrarmi il pesce perché in cambio io ti devo dare soldi. Può una parte da sola tirarsi indietro dal contratto? La regola è no, perché il 1372 primo comma chiarisce che il contratto ha forza di legge tra le parti, che vuol dire che non puoi ritrattare la tua dichiarazione di volontà negoziale. Il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso. Quindi se non esistesse un'altra norma a parte il 1372, noi dovremmo concludere che mai è possibile recedere da un contratto nel nostro ordinamento. Invece subito dopo il 1372, che è la regola, l'ordinamento giuridico prevede il 1373, che è l'eccezione e che non a caso è rubricata recesso unilaterale. Che dice il 1373? Che se a una delle parti è attribuito il diritto di recedere del contratto, tale diritto può essere esercitato finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione. Quindi se a una delle parti, se a uno dei contraenti è attribuito diritto di recedere dal contratto o dalla legge o dal contratto stesso, quella parte può recedere finché il contratto non ha avuto inizio. Adesso vedremo che cosa si intende per diritto di recesso.